un'emozione stranissima, è la prima volta che quasi distruggo una tela di un amico. Spero di non distruggerla e di cooperare a perfezionare quest'idea che abbiamo assieme dello spazio e di questa nuova tendenza artistica. Grazie. Fontana è a mio avviso terribilmente noioso con tutti quei suoi buchetti. Con il suo solito linguaggio svagato, zeppo di implicazioni disparate, ha voluto affermare l'autenticità della sua ricerca personale in contrapposizione alla sua nota inutilizzata abilità accademica, spesso rispolverata dai critici che non lo amano. Beh, in principio serviva a certa critica quasi come loro difesa per dire Fontana è un bravo scultore, fa queste cose per farsi notare, per pigliare in giro la gente, gli serve per propaganda, piglia dei monumenti. Era anche malafede, io ho sempre creduto a queste mie ricerche con una fede straordinaria e per fortuna le ho potute portare a termine perché avevo appunto questo mestiere che mi dava dello scultore la facilità di guadagnare denaro e dedicarmi, direi quasi, se dico un hobby ritorna la ragione agli altri, però con una passione vera a queste nuove ricerche sul tempo, spazio, sul cosmo, che sono cose attuali di oggi, no? E come dico appunto è un fatto sperimentale al quale io sono felicissimo, è stato uno dei precursori proprio in una forma nuova assoluta, no? Perché col massimo rispetto a Picasso, questo genio massimo, e a Boccioni, il buco, questo famigerato buco, non è un buco nella tela, ma è la prima dimensione nel vuoto, la libertà agli artisti, agli uomini di creare l'arte con qualunque mezzo, e io già penso anzi che oggi l'arte è pura filosofia, ha finito una funzione sociale. Un gioco sostanzialmente perverso, dove torna a galla la radice più antica della sua italianità, si combina con un disordine psicoviscerale profondo e però rimane anche il mistero profondo di Jorge Luis Borges e del Cuciglio, il taglio argentino. Io credo che la frase «Io buco passa all'infinito di lì» sia esattamente la conferma della sua intuizione, che la questione non era cambiare il modo di fare l'arte, non era una questione di modalità. Lo spazio della tela non è più uno spazio destinato a contenere una rappresentazione, ma a
darci una misura dell'infinito. E l'unico modo è trovare il segno perfetto. Qual è il segno perfetto? Questo ce lo insegnano, tra l'altro, le pratiche orientali. È il segno senza materia, è il segno zen. Che bel lavoro di Fontana. Beh, lo scandalo, l'indecenza, l'incomprensibile. Insomma, era un tempo di grandi polemiche tra astrattismo e figurativo. Fontana rappresentava proprio l'acme, il culmine di quello che non si fa, tagliare una tela con un gesto stupido. E l'artista ci chiede di non decifrarla, di lasciarci andare all'insieme di quello che vediamo. È come se fosse una musica di forme che dobbiamo solo ascoltare, stare in presenza e vedere che cosa ci suggerisce, cosa ci fa nascere. Ecco, se lo dovessi pensare come spettacolo teatrale, direi che è uno spettacolo di danza contemporanea. La lezione di Fontana è una lezione assolutamente di libertà inventiva e di genialità che ha sollecitato questa libertà. Diciamo che in questa corsività del segno, che è segno sulla carta, ma in qualche modo anche la incide, cominciano le prime idee del tagliare, cioè della possibilità di creare uno spazio oltre, che già aveva intuito e realizzato con i buchi, ma di svilupparla in una maniera anche più clamorosa e più unica, perché poi i tagli saranno anche un solo taglio. This idea of a constantly changing universe, of a situation which is always fluid, is also something which I think is very important when you are talking about or looking at Fontana's work. But the fluidity, he's not an artist like Mondrian who simply glares at you like this, bam, this is the way it is. He's not like that. He's very conscious, I think, of the actual flow of time within which the spectator exists and within which the artwork exists.